dopo un inizio pacato di inizio campagna elettorale del PD con una scelta del candidato, cioè lei, c'è stato qualche movimento, qualche fuoco d'artificio e qualche divisione, oppure no? Ma la pacatezza rimane da parte mia, assolutamente. Noi abbiamo questa idea che questo progetto sia legato proprio al voler dare un senso di fiducia, di tranquillità, di serenità e anche di felicità ai nostri cittadini, per cui assolutamente noi rimaniamo pacati. C'è stata una decisione del Partito Democratico che ha purtroppo provocato una divisione rispetto alla quale non ci sono problemi rispetto alla mia candidatura e rispetto al nostro progetto. Noi stiamo andando avanti, stasera è la testimonianza di questa nostra determinazione ad andare avanti nonostante tutto, e quindi nessun problema per quanto mi riguarda. Se ci sarà la possibilità di ricomporre questo quadro per includere, non per escludere, per rendere più ampia questa coalizione, ben venga, anche perché noi stiamo continuando a sentire, ad ascoltare anche altre proposte da parte di altre forze politiche, proprio perché non abbiamo la presunzione di ritenerci, come dire, assolutamente capaci di questa battaglia difficile di farla da soli. Stiamo verificando, se ci saranno le condizioni vedremo quello che succederà. Perché il dottor Contento, Uccio Contento, ha deciso di candidarsi e lavorare per Monopoli? Diciamo. Assolutamente sì, la risposta è nella sua domanda. Questa candidatura nasce quasi per caso, nel senso che qualche mese fa, eravamo a settembre, un gruppo di persone, diciamo eterogenee sia per provenienza culturale che per provenienza anche di presenza sociale nella città, mi propose questa candidatura, mi propose di guidare all'interno di un percorso che era quello del confronto attraverso le primarie una lista civica. Nel corso del tempo la situazione è cambiata, intorno a questa candidatura si sono unite altre forze e non ci sono stati i tempi e non ci sono state altre proposte reali rispetto alle primarie, e quindi è nata questa candidatura. La candidatura mia è una candidatura di servizio, a servizio della città. Io spero di non essere l'obiettivo, io vorrei essere lo strumento attraverso cui la città riesce a ritrovare il senso della cittadinanza, di che cosa significa essere cittadini, di cosa significa essere portatori di interessi, portatori di doveri, e così in modo tale da poter coniugare in maniera diversa la politica di questa città. 10 anni di amministrazione Romani, bene, male, come possa essere stata, lei teme di incontrare molte difficoltà? Ma non penso che le difficoltà di questa candidatura e di questo progetto siano legate all'amministrazione uscente. Sicuramente l'amministrazione Romani in questi 10 anni ha fatto una serie di cose importanti rispetto alle quali non abbiamo alcuna intenzione né di tornare indietro né di distruggere, anche perché sulle macerie non si costruisce mai nulla. Noi vogliamo ovviamente intervenire su alcune cose in maniera diversa, perché riteniamo che quello che sia stato fatto, che è stato fatto, non era come dire, positivo. Tuttavia questo non è un giudizio negativo, il giudizio lo daranno i cittadini nell'urna, lo daranno i cittadini con la loro adesione a questo che riteniamo sia un progetto diverso rispetto a quello di questi 10 anni. E allora buon lavoro. Grazie.